Madonna che progressi lenti. Vedi i tasti adesso come sono. Passaci la mano, senti che meraviglia. Va levigato a specchio. È pazzesco. Perché questo lato non si vernice. Pazzesco. Quindi sono saldati a tal punto che non si sente. Non sembra, si sente sempre sembra vetro. E ancora non ho passato l'abrasiva fina. Con l'abrasiva fina il legno diventa tipo specchio. Come se fosse verniciato. Perché non si vernice. Mamma mia, è bellissimo. È bellissimo. Poi è un legno da 3.500 euro al metro cubo. È un legno africano. Ah, ecco. C'è anche le sue proprietà. Sì, questo qua sotto è mogano, che ha le sue proprietà. E invece quella lì è fatta con i resti di una Yamaha X10 sotto e sopra. E... cioè, ma può essere che in questo momento che ho dormito un pochettino te le sei fatta tutto il tempo scartavetrando? Sì. Beh, un pochino, ho messo il disco da capo. Ho notato lì che poi mi sono... Probabilmente ti sei addormentato sullo stesso brano con cui ti sei svegliato. Praticamente, come se non fosse passato tempo. Praticamente così è stato. Ho guardato e ho detto: minchia, è passata allora un'ora. Ottimo. Che meraviglia. È una goduria al benché. In effetti. Ma. Succedeva un'altra cosa. Questo è sempre in Bengue. Che un legno meraviglioso. È strano. Che è duro, ma è liscissimo. Sì. Poi è compatto, però ha una microporosità.